È stata inaugurata a Palazzo Te questa nuova mostra, L'imperatore e il duca, Carlo V a Mantova. È un percorso che abbiamo dedicato a Carlo V, che torna finalmente a Palazzo Te dopo quasi 500 anni dalla sua assenza. Carlo V è stato a Mantova nel 1530 e anche nel 1532. È l'apice di un regno molto importante, molto grande, europeo, globale, perché ricordiamo dominava anche le colonie americane. Quindi è proprio un omaggio, un cameo che abbiamo voluto dedicare al ritorno di questa figura così importante per Palazzo Te, perché visitò le sale del palazzo. Nessuna ricerca storica si può fare senza l'uso dei documenti e questa mostra proprio parte dai documenti, in particolare da una cronaca che abbiamo voluto esporre in questa teca. La cronaca è stata concessa dalla Biblioteca Universitaria di Pavia e ci racconta proprio del viaggio dell'imperatore in Italia tra il 1529 e il 1530 e anche quindi l'arrivo a Palazzo Te. Gonzaga cercano di organizzare al meglio questo evento e affidano l'evento a Giulio Romano, che è il grande regista dell'accoglienza dell'imperatore Carlo V. Abbiamo portato in mostra due diverse immagini dell'imperatore, l'imperatore guerriero, l'imperatore armato, che vediamo qui in una xilografia di Giovanni Britto, che è un artista tedesco. Ecco, questa è un'immagine molto importante di Carlo V, perché è in pratica la traduzione di un grande e importante dipinto che abbiamo perduto di Tiziano, eseguito nel 1530. Ma abbiamo portato anche un'altra immagine dell'imperatore, che invece lo presenta come uomo di corte, quindi con un abbigliamento molto ricco, con una grande e attenta definizione di tutti i particolari e la decorazione appunto dei tessuti, indossa il collare dell'Ordine del Toson d'Oro e tiene vicino a sé il suo cane Sampere, che portò tra l'altro nel viaggio in Italia. La mostra di Carlo V si colloca in un contesto annuale nella programmazione di Fondazione Palazzo Te che riguarda l'Europa, i suoi temi, la cultura e il concetto di libertà.